ragazzi, ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi parliamo di una novità da parte di G&G, una simil mini-mi, quindi una light machine gun su base CM16. Light machine gun, mi piaceva aver detto LMG, lasciando il dubbio, mentre light machine gun, bello. Esatto. Quindi abbiamo la LMG su base CM16 di nuova generazione della G&G. Claudio, cosa ne pensi? Così proprio... A botto? A me piace. Piace perché sembra che hai davanti un M4 con un caricatore super maggiorato che ti permette di sparare un sacco di colpi. La cosa che mi piace di più di questa arma qua è lo spegnifiamma, perché richiama tantissimo lo spegnifiamma del porco, l'M60. Quindi è vero. E quindi mi manda veramente il libidine. Libidine! Il resto è fatto molto bene, mi sembra un'arma compatta e tutto. L'hanno mantenuto, secondo me, un'arma con un peso abbastanza ridotto per il tipo di arma che è, per dare la possibilità di usufruire. L'altra cosa che è molto molto bella è che la maggior parte delle mitragliatrici leggere aveva nella loro costruzione, parliamo da Mini 249, l'M60, dei gearbox assolutamente diversi da tutto il resto dello standard dei fucili. Bellissimo. Questo ha il gearbox dell'M4 classico. Non M4. Quindi è assolutamente affidabile, perché nelle altre molte volte l'affidabilità era una di quelle che lasciava un po' perplessi. Questo è assolutamente affidabile, assolutamente customizzabile come un M4, no? E se siete gente che a cui piace fare copertura, sparare tanto, quest'arma qua vi soddisfa. È perfetto. Vai. Cosa abbiamo? Abbiamo un peso piuttosto contenuto, abbiamo sempre il nostro strumento ipertecnologico. Bilancino. Eccola qua, cerchiamo di appoggiarla in maniera che non tocchi da nessuna parte. Siamo a 4 kg tondi circa, okay. Che sono molto molto meno rispetto a una mini-mi di una volta. A una classica mini-mi, questa qua è anche la versione... Questa è la versione parata, quindi quella compatta, diciamo. La più leggera. Andiamo, ce la fai. Qua. Siamo a 5,7 kg, quasi 5,8 kg, ed è... una delle più leggere. È una delle più leggere e il caricatore vuoto. Fate conto che ci stanno circa 1000 palline in più rispetto a quello, quindi parliamo anche qui di qualche etto in più anche di, come dire, di peso sui pallini. Sì, adesso non mi ricordo quanti ne tiene quello lì. 2,5 se non ricordo. E anche questo mi pare. Quindi potrebbe essere che siano 2500 palline. Comunque diciamo che al netto c'è almeno quasi 2 kg di differenza, 2,7 di differenza sulla versione più leggera. Torniamo ai vantaggi di questa replica. Vabbè, a parte i bellissimi colpi 5,56 finti, abbiamo sempre il solito grilletto elettronico ETU della G&G, quindi ci permette una buonissima reattività del grilletto, poi lo vediamo in linea di tiro. Il calcio, come vediamo nell'ultima serie G&G, sempre esatto. Lo stesso. Calcio crane molto bello, con lo spazio per alloggiare le batterie anche importanti, quindi è sicuramente... È anche facile alloggiare la batteria, si apre lo sportellino e andiamo tranquilli. Rispetto a un M4, qui sopra è più simile appunto a una mini-mi, quindi ci permette di andare a fare anche quei tornei dove le mini-sim, diciamo, dove i giocatori che hanno la mini-mi hanno magari un vantaggio di poter utilizzare i caricatori maggiorati, esatto. E quant'altro. Però... dall'altra parte appunto non ho un peso e un ingombro di un M60 o di una mini gigantesca. Già compresa nella scatola anche l'impugnatura col bipiede integrato. Sì, che fondamentalmente il bipiede integrato è l'unica cosa che a me personalmente non piace. Però ovviamente su un LMG ci sta. Com'è che si chiudeva? Ah, si chiude, sì, così? Così, scatto. E si spinge dentro, perfetto. Per farlo scendere perché c'era qui. Carino, non è sì, male. Sì. E adesso andiamo a provare la linea di tiro. G&G raccomanda l'utilizzo di una batteria 11.1. Andiamo a vedere come spara con la 11.1. Sentite che sta già caricando, comodissimo. Vai! Rimango appoggiato perché è più comodo. Batteria 11.1, come vedete, la raffica, e non perde un colpo perché il caricatore elettronico continua a spingere i colpi verso l'alto. Ottimo.
ragazzi, rieccoci per le conclusioni. Per l'occasione ho preso un altro CM16 GEG, in questo caso un White Dog. Vedete che questa parte è praticamente la stessa. E possiamo, altra cosa che prima ci siamo dimenticati di dire, utilizzare la LMG con qualsiasi caricatore M4. Quindi, esatto, nel caso malaugurato che finiste i 2500 pallini e avete bisogno di utilizzare un caricatore maggiorato o monofilare, insomma quello che volete, di qualsiasi M4, vi facciamo vedere come si fa. Quindi si apre lo sportellino, i finti colpi si levano e riusciamo, si sgancia esattamente come un caricatore della M4, lo sganci e attacchi sopra e ci metto qualsiasi caricatore M4, tac, praticamente mi torna a essere un M4. Esatto. Quindi, volendo, uno può anche dire: vado a fare un'altra giocata più semplice, non ho bisogno di portarmi tutti questi pallini, vado a fare, ma sai che paradossalmente levo questa, io ci faccio quasi anche un urbano. Sì, sì, assolutamente. Diventa un M4, quindi molto molto intelligente questa cosa. Faccio, ho due fucili in uno, ho una Minimi e un M4 GEG con le TU. Esatto, esatto, assolutamente una, molto versatile, diventa un fucile versatile da utilizzare in situazioni diverse con soluzioni diverse. Tra l'altro la cosa molto bella, se uno lo trasforma in M4, dice lui, vado a fare un urbano o qualche cosa, dice ok, non utilizzo l'attacca di mira, perfetto, non devo smontare niente, abbatto l'attacca di mira anteriore, ci metto il mio DOT e sono tranquillo, lo posso fare anche quando la uso come mitragliatrice, no? E quindi ha queste chicche qua che secondo me sono assolutamente ottime per rendere il fucile versatile. È un fucile che può dare soddisfazione. Se questo, visto che il maglione si toglie, e gli mettete un'impugnatura un po' più piccola, tipo Tango Down, lo potete utilizzare in tutti e due modi, anche capito? Bellissimo anche il frontale con sotto un RIS, ma qui ha gli attacchi Hemlock marchiati. Quindi molto molto futuristico, bella anche il finto recupero del gas più laterale. Insomma, a me che in genere non piacciono le repliche delle LMG, questa secondo me è una delle poche che ha senso. Questa è forse quella della Crytac, che pesa qualcosina di più, sì, è un'altra fascia di prezzo, un'altra categoria di prodotto, ma questa veramente ha senso. Insomma, noi ve lo consigliamo. Siamo rimasti veramente soddisfatti sia dalla parte estetica e, come avete visto anche prima, da come spara. Ok, ragazzi, è tutto per oggi. Sempre su Facebook, Instagram, YouTube, seguiteci, cliccate sulla campanella e alla prossima. Alla prossima. Ciao ciao ciao.